vi siete comportati male ieri sera, è vero? E mo stamattina dovete riconquistare, o lo riconquistate, con che cosa? Con questa colazione fatta apposta per lei. Una bella fetta di pandoro con ricotta alla vaniglia e una bella salsa d'arance, fresh, molto fresh. Allora, ieri sono andato sul mercato, non sono riuscito a non comprarlo e già ho assaggiato, che ne so, la novità, uno del pandoro. Allora, poi non si chiama pandoro, si chiama un altro nome, però è simile al pandoro. Allora, quindi tagliamo una fetta del pandoro, che a me piace tanto, c'ho un po' più precisa perché io sono stato un po' selvaggio. Eccoci qua, bella. Ah, vai, staccati bene. Senti che musichetta. Ma dov'è? È riconquistata già da adesso. Oltre al pandoro ci vogliono altri ingredienti. Quindi ricotta fresca, che si muove fresca, non la roba, i sassi. Poi arancia non trattata assolutamente, e zucchero semolato, burro e vaniglia, quella buona, quella cicciotta. Iniziamo subito. Metto la ricotta qui dentro. Vai, zacchere. Poi prendo la vaniglia. Allora, attastate tutto, dovete sentire pure la vaniglia, se è morbida. Non comprate con la vaniglia secca secca così, che non per tagliarla è tipo un bastoncino. Deve essere cicciottella, bella, morbidosa, profumosa. Allora faccio così, l'apro, piano, tagliate tutto lungo il baccello, poi con l'altra parte, non dalla parte della lama, la parte del dorso, fate così. Così qui ci sarà il profumo della vaniglia, profumosa sarà. Poi, questo non lo buttare, guardate che vi insegno, eh. Lo taglio anche a metà, metto qua dentro e poi versate l'altro zucchero, così lo conservate e profuma il vostro zucchero, la vaniglia. E questo vi servirà per fare dei tè, delle tisane che già sono profumate alla vaniglia. Vai, così, o dei dolci. Frustina! Ma non per frustarla o frustarlo, dovete fare una cremetta con questa ricotta, guardate, mescolo così, bene bene, vai. Ah, mi raccomando, sporcate poco, perché sennò gli avete fatto il dolce, poi si sveglia tutto quel casino e viene un'altra volta bastonato. Ci siamo, crema fatta. Adesso facciamo la salsetta, quella buona, quella che la conquisterà, quella che ricorda un po' le crepe su sette. Vai, tiriamo giù la buccia dell'arancia non trattata, poco bianco, vedete il bianco? È proprio pochissimo, eh? Questa fa un profumo fantastico. Ah, così, perfetto. Un coltello a schetta che tagli, così, vedete? Mettete così, tagliate tutto il bianco. Pelliamo a vivo l'arancia, perfetto. Adesso prendo una ciotolina, taglio, vedete i spicchietti, guardate che sono belli, così, puliti. Guardate come faccio, questo è lo spicchio, lascio la buccetta, metto soltanto il dentro, vedete, così. Poi che faccio? Il resto lo spremete qui dentro un pentolino più piccolino, così. Poi mettiamo un po' di zucchero, ma poco, un cucchiaino, così, accendiamo. Così, piano piano, poi un po' di buccia di scorza dell'arancia la taglia in questa maniera, guardate, così profumiamo proprio questa salsa benissimo, sarà piacevolissima. Ecco qua, così, metto le buccettine in questa maniera, spettacolare. Nel frattempo accendo anche questa padella, metto un po' di burro, poco, perché già ce l'ha il pandoro e il burro, così. Adesso piano piano, guardate che faccio, metto tutti gli spicchietti qui dentro, guardate che spettacolo, così. In quest'altra padella il burro è caldo, mettiamo le fettine così, le pandoro, buono, così, lasciamo un po' tirare. Poi menta fresca per fare le guarnizioni, prendiamo le cimette più belle, abbiamo le fogliette quelle un po' così, vai. Dobbiamo sorprenderla con un gioco di colori, di bontà, dobbiamo riprendercela, così, e facciamo vedere bene la salsa.
se vedete che manca un pochino, vedete che è troppo lenta, io guardate che faccio, metto un altro pochino di zucchero. Tanto zucchero nella ricotta non l'abbiamo messo, solo nella salsa. Spettacolare. Ah, guardate così, guardate così, dorato. Ah, guardate, mamma mia che bello. Questo ancora no. Prendo il piatto. Piatto in stile, eh? Ci siamo. La salsetta è fatta. Perfetto. Adesso spengo tutto. Così, così. La ricotta. Mettiamo la ricotta sulla nostra fetta di pandoro. Adesso cucchiaio pulito. Mettiamo prima le arance, gli spicchietti d'arancia, così. E poi questo succo, questa salsa di arancia, vedete che bella. Le scorzettine recuperate che fanno gioco, fanno effetti speciali. Mettiamo un po' di verde, così fa ancora più effetto. Dobbiamo riconquistarla. Io penso che così ci siamo, dai. Uno che si presenta così a colazione, diciamo, le mie, ecco di qua, perdono per ieri sera. Questa mattina iniziamo di nuovo, come se fosse accaduto niente. Adesso la voglio assaggiare anch'io. Poi sai, è bello il pandoro quando fa con la crosticina e dentro rimane morbido, guardate. La bontà. Non vi potrà dire no, non faccio pace con te. L'avete ribeccata, l'avete ripresa. Un bacio e un abbraccio, per quanto semplice, economico, che ce l'ho, dai, piccolo sforzo, fammi che vini, a me è buono, buonissimo. Ho appena finito di registrare la nuova video ricetta, quella giusta per non comprare più fiori, niente più anelli, solitari, diademi. Ci sono i dolci fatti da voi con il vostro amore per riconquistarla, perché te li dico ieri sera. Quindi lo sapete che cosa vi fate? Vi fate questo, gli fate una bella fetta di pandoro tostata nel burro con una crema di ricotta alla vaniglia e una salsa d'arancia. Ma che vogliono di più? Riconquistarla.